Capitolo 2. Paranoia. Ok, sono preoccupata. Ora. Posso prendere questa? È una nuova fantastica arma. Sì. Non posso vedere le mie mani. Allora, ciao Zerio, ho sentito fuori che sei tornato al lavoro. Spero che tu non sia più ammalato. So che l'influenza è proprio dolorosa. Comunque, so che ti sei chiedendo fuori perché il tuo ufficio è vuoto. La settimana scorsa, a giovedì mi sembra, tu eri via, alcune persone della tua area hanno deciso di fare un piccolo scherzo alla nuova ragazza. Sai, quella dell'interno, Ale. Beh, le cose non sono andate come hanno pianificato. Tutte le persone dello scherzo sono scomparse e non abbiamo idea di dove siano finite. Abbiamo chiamato a casa, abbiamo chiamato al lavoro, cioè abbiamo chiamato il loro cellulare del lavoro, ma e abbiamo inviato delle mail, ma non sappiamo dove sono finite. Visto che tu non stai facendo nulla, potresti andare a cercare da qualche parte in giro. In più sarebbe bello se quelli della riparazione arrivassero in ufficio, perché ci sono alcuni problemi con le luci e con l'idraulicità, cioè i tubi, i cessi. E c'è tutto quanto da riparare. Che bello. Wait, what? Ok. Si è chiusa la porta. Che bello. Dovrei controllare le mie mail. Se hai notato qua da qualche parte qui in giro. Tanto qua è inquietante in parte. Se hai notato da qualche parte qui in giro dei manichini, non ti preoccupare, ignorali. Apparentemente hanno preso un intero shipment, un'intera postazione, un intero qua. Cioè, in pratica hanno preso un casino di roba dal laboratorio del 788. Credo che sia parte dello scherzo. Anzi, ancora meglio se li trovi. È meglio se li trovi tutti quanti. Se ti ricordi fuori dove scrivere le locazioni dove si trovano tutti quanti i manichini, almeno quelli della squadra pulitrice può venire di sotto più tardi e andare a prendere tutto quanto e riportarlo allo storage. Ah sì, dovrei venire qui per coprire alcuni lavori e per di più fare un po' di damage control. Tieni gli occhi aperti per fuori i tuoi compagni e sarà una lunga notte per noi. Che bello, sarà una lunghissima notte per noi. Vado questa. Ok. Yes. E credo qua su. No, credo qua su. Ok, va bene. Ui, andiamo da questa. Giro vagando per... Non mi è spaventato per nulla, puttana. Salve. Vedo che lavorate per bene voi, vero? Ok, va bene. Ok, ciao ragazzi. Un altro. Forse ho mentito sopra il coprire alcuni lavori. Stavo facendo dei file su alcune carte. Probabilmente dovrei coprire alcuni lavori, perché dalle mie parti non c'è nessuno, nemmeno nel mio ufficio. Non so nemmeno che fine, se siamo gli unici noi qui, se siamo gli unici noi oppure c'è qualcun altro. Ho visto moltissime persone lasciare dopo il pranzo e pensavo che fossero andati a un meeting oppure a un party della compagnia e non sono stato invitato. Ma non trovo nessun segno di nessuna persona, a parte porte aperte, che credo sia quello che stai facendo tu. Non capisco come hai fatto ad arrivare dalle mie parti così velocemente. Comunque, finisco qui e vengo giù da te. Vi ricorderò delle porte aperte, le seguirò e seguirò quelle aperte. No, vi ricorderò delle porte e seguirò quelle aperte. Che dovrebbe essere dove stai andando tu. Ricordati di ritenere aperte le porte. Poi, se ritroviamo fuori le persone scomparse, potremmo avere qualcosa in più. Magari un bonus. Appena torneranno tutti quanti insieme. Ti invio un'altra email appena trovo qualcos'altro. Sì, perché bisogna pensare ai soldi. Sì, pensiamo ai soldi. Non lo so. Cioè, va bene, ok. Ehi, guarda il lato positivo. Ho trovato un'altra persona. No? No, non c'è nient'altro. Nuova email. What the fuck? Ok, va bene, lasciamo perdere. Fuck you. Zari, non so dove diavolo sei. Sto seguendo le porte aperte. Sto andando sempre più in giù. Seguendo dei corridoi lunghissimi di questo posto. Continua a seguire perché non trovo nessun segno di dove sei finito te. Appena visto qualcosa muoversi. Ah, che bello. Sono scomparsi qui, vero? Ah, che bellissimo. Felicità. E andare al.
Mare con un salame e la felicità. No, salve. No, non mi piacciono questi posti. Troppo belli per essere veri. Allora. Andiamo da questa parte. Oh, un lungo corridoio. Sarebbe un vero peccato se... Io pensavo tutto. Ma mai che potesse qualcuno far camminare qualcosa su questo cazzo di gioco. Mamma! Ok. Ma io vado a quella parte. Ah, cacchio. Ciao stronzo. Ciao. Fuck you very. Ma ok, wait a second. Ho un email che mi aspetta. Giuro che ho visto uno di quei manichini da Target che ha appena camminato davanti a un... through the hallway, davanti a un corridoio. Credo che sto diventando pazzo o qualcosa del genere. Che non posso, ma non posso. Questo che non riesco a spiegarlo. Lo so che lo scherzo involveva qualche manichino per spaventare a morte queste persone qua dentro la factory. Però non ho idea perché questi manichini sono in giro per tutta la zona. A meno che quello che ha fatto lo scherzo non sia l'ingegnere del settore 88B. Quello degli androidi. Nella zona androidi. Non pensavo nemmeno che i dammi. Cioè questi posso dirti fuori che è la verità. Questo che c'è il mio non voglio fare il cliché degli horror oppure avere dei problemi di paura o altro, ma onestamente il mio cuore sta andando più due volte più veloce di prima. Io continuo a investigare. Speriamo di vederci presto. Vederci presto. Ok, con calma. Oh, ehi, Tony? Sei tu Tony, vero? Jesus fucking Christ. Il mio cuore. Gioca questo gioco, dicevo. Questo è che possa succedere, dicevano. Posso nascondermi anch'io dietro di te? Mio! Questo è il mio nuovo migliore amico. Ce ne sono tanti come lui, ma questo è mio. Mi serviva per qualcosa, vero? Tieni. Nascondiamoci assieme io e te. Oh, ok. Ok. Credo che quel tizio abbia sbattuto la testiera contro... cioè, abbia sbattuto la... come posso dire? Sì, beh, diciamo che abbia sbattuto la testa contro tutto. Contro qualsiasi piccola cosa. E in pratica... abbia scritto quelle cose lì. No, salve. Mia sfera, lanciera. Troppo tardi. Ma. Bella mappa. Ma.